Quello che vorrei presentarvi stasera è però un superamento e lo vorrei sperimentare questa sera con voi pubblico, molto aiutatemi a dirlo, avanti. Non so se l'ho già detto, ma voi siete di gran lunga il miglior pubblico che abbia mai avuto. Mi sembrerebbe che lo dica tutte le sere, non è proprio così, voi siete... Io e la pianista che vi presenterò fra un attimo siamo stati in tanti luoghi, in tutta Italia, isole comprese, ma bene come ci troviamo qui a Rapallo, veramente mai trovate, ecco. Davvero, voi in Toscana avete una marcia, va riconosciuto. Ecco, naturalmente, detto questo, poiché siete un pubblico molto avanti, aiutatemi a dirlo, molto avanti, giusto? Vorrei questa sera tentare un esperimento altrettanto avanti, il superamento del rock, non solo demenziale, ma del rock to cure, del rock in generale. I Pink Floyd lavorarono molto con la Monte Young. Se avete presente il doppio bianco dei Beatles del 68, saprete che la canzone Revolution No. 9 è ispirata a Karlheinz Stockhausen, che è il portabandiera della musica contemporanea di tipo elettronico. Io e la pianista che vi presenterò fra un attimo abbiamo avuto la fortuna di seguire un seminario del maestro Stockhausen e abbiamo scoperto che la sua grande libidine era trasformare i suoni, prendere tanti suoni e, con linguaggio elementare con il quale mi so esprimere io, centrifugarli in qualche modo in maniera elettronica e addivenire ad un suono completamente nuovo. Il maestro si disinteressava completamente degli strumenti tradizionali, trasformava tutto tramite l'elettronica. Io ho potuto approfondire questo nuovo mondo della musica contemporanea e tentare un superamento sperimentale degli Skiantos e del rock demenziale grazie ad una pianista, concertista autentica, che ha suonato in tutto il mondo e che vi vorrei presentare questa sera. È la pianista che, in omaggio alla grande scuola pianistica russa, ha scelto lo pseudonimo di Mostaciova e o Mostaciova, Alessandra Mostacci. La performance che vi sottoponiamo questa sera vorrebbe sposare due livelli molto diversi. Il livello escatologico, voi conoscete tutti l'escatologia è derivata dallo scatolo. Lo scatolo è la molecola, qualcuno di voi già lo conosce, la molecola responsabile del cattivo odore delle feci. Dunque, livello basso, livello fognario. Non a caso gli Skiantos fanno un tour che si intitola Fogna Tour. Stanno facendo proprio adesso un giro promozionale con il loro ultimo, speriamo direte voi, CD dal titolo Dio ci deve delle spiegazioni. L'escatologia, tramite i giochi del linguaggio e quanti idiomi conosciamo quotidianamente, tramite il nostro idioma italico, basta togliere la E, anzi aggiungere una E davanti a scatologia e avremo, no, qui siamo sempre alla scatologia, basta una E davanti a scatologia e avremo l'escatologia. L'escatologia è la filosofia dei massimi sistemi, e cioè la filosofia che si occupa della scienza degli angeli, insomma del sesso degli angeli, e della scienza che vorrebbe tentare di spiegare, della filosofia più che scienza, che vorrebbe tentare di spiegare il destino ultimo dell'esistenza dell'uomo. E dunque questi due livelli a prima vista incompatibili noi vorremmo tentare di in qualche modo di rendere consoni e di innestare l'uno nell'altro con questo esperimento intitolato Ironi Contemporaneo, che si avvale
di un omaggio, anzi di due omaggi, uno in apertura e uno in chiusura, del grande poeta e maestro Guido Catalano. Vorremmo aprire con Giuda l'Iscariota, poesia di Catalano, che affronta un argomento interessante, tenta di mettere a fuoco la figura più bistrattata, più offesa, più maltrattata della storia occidentale, Giuda l'Iscariota. Sapete che scuole di pensiero storico, recentissime, mettono in dubbio il fatto che Giuda abbia potuto tradire il nostro Signore per 30 danari. Era infatti, se non ricco, benestante. Era l'unico che tra gli apostoli avesse una vera cultura. Gli altri, con tutto il rispetto, erano uomini di fatica, pescatori, gente del popolo. Giuda era ricco ed era colto. Perché tradì Gesù? Pare fosse invece un patriota che, malinterpretando le parole del Cristo, e questo potrebbe essere un'ipotesi percorribile, visto che le parabole erano regolarmente fraintese dagli apostoli, volle mettere alla prova il nostro Signore per far intervenire l'esercito del Padre, le schiere degli angeli, e cacciare i romani dalla Palestina. Pare dunque fosse un patriota. Comunque sia, la figura del Giuda forse dovremmo, per scrupolo, ripensarla. Musica di Gheorghe Ligeti, poesia di Guido Catalano. Giuda Iscariota, 30 danari che manco te li sei potuti godere, Tuttavia, il problema è più complesso, il problema è profondo e andrebbe discusso. Giuda non aveva scelta, Giuda è stato scelto da qualcuno molto in alto. E se un giorno potrò mai viaggiare nel tempo, mi farò un viaggio a ritroso di 2000 anni o qualcosina di meno, glielo andrò a dire. Giuda, gli dirò: Giuda, per l'amor di Dio, Giuda, quando stasera ti invitano a cena, di che non puoi assolutamente, inventati qualcosa, che so, sparisci, vai a puttane, ma non andare a quella cena, non andare a quella cena. E si fottono tutti i paradossi temporali. Avessi una macchina del tempo, gliel'andrei a dire a Giuda l'Iscariota. Al pianoforte?